Eccoci ritornati dunque col terzo round dopo una lunga pausa pranzo. Abbiamo avuto piccoli problemi di carattere di cibo col cinese, ahimè, hanno sbagliato l'ordine. Allora, abbiamo al terzo round 2-2-0, 2 dei 2-2-0, che ha, scusate, 2 dei 4-2-0, ok, ce l'ho fatta. Abbiamo Riva Rezig contro Dance Gambria. Riva l'abbiamo, cioè, l'abbiamo visto, non so se è andato in onda sullo streaming del round 1 con Lele, Drifblim, Arcanine, Garchomp, Kartana e Mach, mentre Dennis, che è inedito per questa Premier, gioca Chomp, Coco, Ninetales, Snorlax, Arcanine e Kartana. Qui Dennis, ovvero Mecusta, ha già scelto il suo quartetto, mentre Riva ci sta un po' pensando su e partiamo subito in quinta. Vediamo un po' il matchup. Mi sono perso in chiacchiere, non ho valutato la situazione. Vediamo un po' se la grafica può aiutare a intuire cosa succederà. Secondo me Dennis lida con Ninetales. Vediamo se azzecco. Allora, Lele Driftblim per Riva, lead standard. Invece Dennis risponde con Snorlax. Cocolax. Allora, scopriamo che il Lele di Riva non è Scarf, perché è partito prima al campo psichico. Si attiva lo psicoseme di Driftblim, che quindi attiva agile tecnica, gli raddoppia la speed e il campo psichico può aiutare nella kill di Tapu Koko in questa situazione. Qui Snorlax direi che ha un panciamburo in tutta tranquillità, salvo un eventuale Will-O-Wisp da parte di Driftblim. Un po' Lele protegge, qui Driftblim è il più veloce sul terreno di gioco, andrà a settare il Tailwind senza ombra di dubbio, infatti è così. Arriva questo vento in coda che aiuterà nei turni a seguire Riva. Mossa Z di Dennis, un impatto, no, com'è che si chiama? Giga Voltavok in inglese, italiano è? Giga scarica fulgurante in arrivo. Quindi Electrum Z per questo Tapu Koko che va a esplodere, penso, Driftblim, nonostante il boost in difesa speciale, non regge il colpo. Diciamo che questa kill però potrebbe venire bene a Riva. E Snorlax, panciamburo, massimizza il suo attacco, si mangia la vacca Fico. Vediamo un po' se era Fico o altro. La vacca Fico, esatto. La Figgy Berry. E dunque si è preso una kill e ha Snorlax boostato all'inverosimile. Entra Garchomp per Riva. Non ho idea di chi abbia la Z nel team di Riva, onestamente. Considerando che Lele ha protetto, potrebbe essere Lele offensivo. Non so se sia Orb o Z, però onestamente. Andiamo a vedere o se Garchomp avrà la Z, non ho idea. Ciò che offensivamente parlando è avvantaggiato Dennis in questa situazione, viene ritirato Tapu Koko, entra il Kanine, quindi ottimo switch in, va a tirare l'intimidate su Garchomp e con questo penso che miri a sopravvivere un double target con Snorlax, immagino. Arriva la Z terra di Chomp. Sullo slot, andiamo a scoprire subito di chi, ma immagino sia proprio sullo slot di Snorlax. Va a minacciarlo lì. Anche perché su Coco fare la Z non aveva senso. Infatti arriva la Z, questo furore della terra. Su Snorlax a meno 1, vediamo quanto fa. Death Crit. Vediamo un po', se però avesse fatto double target con Psichico, non so onestamente se Snorlax avrebbe retto il colpo. Psichico che arriva sullo slot di Arcanine e Arcanine ci lascia le piume. Quindi Riva si porta in una situazione di vantaggio adesso, in quanto ha ribaltato con questo crit. Fatale per Snorlax, infatti Garchomp per a meno 1, col crit ha eluso il drop di Intimidate. Entra in campo gli ultimi due Pokémon di Dennis, ovvero Tapu Koko e Garchomp. Coco Chomp contro Lele Chomp. C'è ancora un vento in coda attivo.
Ok, Dennis ha già fatto la sua selezione, rapidissima. Deve ribaltare la partita adesso, dopo l'ultimo turno disastroso. Protect di Tapu Koko, vediamo se azzecca la predict. Arriva la frana del Garchomp di Riva, che sappiamo non essere scarpa perché abbiamo appena visto la Z. Frana che non è un'ottima mossa, perché qui fa ben poco. Arriva Forza Lunare di Lele sullo slot del Garchomp, che fa un botto di danni ma riesce a sopravvivere il colpo. Terremoto forse da parte del Garchomp. No, tentenna. Tentenna. E con questo flinch direi che la partita si chiude qui. Basta un Dazzling Gleam, un terremoto anche volendo, un Protect terremoto. Sì, non può nulla, ancora un turno di evento in coda, a meno che il Garchomp di Dennis non sia Scarf. Non sappiamo. In quel caso, no, comunque si è più lento per un turno a venire, dunque niente GC da fare, niente da fare. Altra frana del Garchomp di Riva, che non riesce a mandare capo a Garchomp, attenzione. Arriva Forza Lunare che va a fare piazza pulita di Chomp. E qui solo Koko contro tre Pokémon di Riva, addirittura crit, inutile. E Koko può ben poco contro tre, addirittura qua flincia, quindi partita totalmente avversa per Dennis, che si è preso un crit forse fondamentale per la kill su Snorlax, e due flinch abbastanza importanti, il primo soprattutto, perché se avesse fatto terremoto sarebbero stati bei danni sul Pokémon dell'avversario. Arriva Magibrillio di Koko, che adesso ha finito il vento in coda, è più veloce, ma non manda ovviamente giù Garchomp e Lele. E un'altra frana di Garchomp, qui se la rischia perché frana poteva pure missare. Io non l'avrei fatto onestamente. Psichico chiude i conti su un Tapu Koko lasciato in solitaria. Dunque aggiorno la grafica, primo match viene vinto da Riva. E torniamo live con il secondo incontro tra Riva e Dennis. Nel primo incontro Riva si è imposto con un crit decisivo e due flinch, quindi partita abbastanza persa per Dennis. Vediamo se stavolta un po' di Axe gli sorriderà o meno. Vediamo. Allora, Dennis ha già selezionato il suo quartetto, Riva sta ragionando un po'. Io non posso più commentare più di tanto il team preview perché i giocatori non sono muniti di cuffioni e dunque sentono il mio commentary, non posso essere abbastanza, diciamo, indicativo in fase di commento. E andiamo a gustarci questa seconda partita. Allora, arriva Lita di nuovo con Drifblim Lele, l'abbiamo visto lidare sempre così, non vado errato anche nel round 1. Mentre Dennis risponde con Ninetales e Koko. Quindi stessa pappardella dell'incontro precedente, con il campo psichico che sovrascrive il campo elettrico e dunque abilita lo psicoseme di Drifblim, che si prende il boost di Agile Tecnica e si prende il boost di Special Defense contro due attaccanti speciali, come abbiamo visto. Qui Ninetales può farsi sentire con una bella boretta che picchia di Drifblim e può portarlo in range forse di Fulmine senza sprecare la Z, probabilmente, nonostante il boost di Special Defense. Tapu Koko però viene ritirato da Dennis e subentra in campo Snorlax. Scelta curiosa, vediamo se verrà premiata o meno. Vento in coda da parte del Drifblim di Riva, che per i tre turni beneficerà di questo Tailwind. Vela Aurora per Dennis, che dunque si copre le spalle con un Aurora Veil fondamentale per Snorlax, che ne beneficia alla grande. Qui è uno psichico sotto campo psichico con Life Orb che Capperis si fa sentire nonostante l'Aurora Veil. Un bel danno su Snorlax decisamente, e quindi Snorlax non può avere la garanzia di avere le spalle troppo coperte qui.
Infatti sì, può andare in range di Baccafico, però diciamo Driflim lo può impensierire alla grande qua. Qui vediamo se Dennis non fa l'errore, viene ritirato Knight, se entra Arcanine. No, Tapu Koko entra. Entra Tapu Koko, io una bella borretta l'avrei fatta lì a fare un po' di danni e magari pescare un freeze. Palla ombra sullo slot di Koko, perché sennò avrebbe fallito su Snorlax. Discreto danno, provocazione su Snorlax. Quindi taunt del Tapu Lele che va a bloccare riciclo, che però non aveva ancora mangiato la bacca, in previsione di un danno su Snorlax aveva fatto riciclo. Quindi qui Snorlax non può fare panciamburo, non può fare riciclo, dunque sarà costretto o a uscire o a attaccare. Vediamo se a questo punto questo è il turno ideale per infilare dentro Arcanine, forse per Dennis, per evitarsi un eventuale Will-O-Wisp. Infatti il suo Koko adesso è più lento di Lele, quindi deve essere abbastanza impaurito da questo. Mentre Driflim può dare parecchio fastidio a Snorlax, Koko protegge. Vediamo se arriva Will-O-Wisp. Infatti arriva Will-O-Wisp su Snorlax, che evita l'attacco. Stavolta Axe a favore di Dennis. Arriva la facciata, non tanto Axe, perché come abbiamo visto in questo istante aveva facciata. Dunque non ha ritorno, ma ha facciata. Quindi è stato un Axe avverso anche questo, assurdo. Alla fine è andata bene, arriva qui che ha missato questo Will-O-Wisp. Mangia la Baccafico. Nel mentre i turni di Vela Aurora stanno lentamente andando a scadere. E qui Koko sì, è in serio pericolo. Allora, qui adesso non rischio di burnare Snorlax. Viene ritirato Tapu Koko e subentra Garchomp, l'ultimo Pokémon di Dennis a questo punto. Lo scopriamo. Palla ombra sullo slot di Garchomp, che si prende un discreto danno, però grazie al Verora è quasi irrisorio. Psichico, double target di là. Non so perché ha fatto double target di là quando Snorlax era la minaccia grossa, onestamente. Facciata e Tapu Lele non riesce a reggere il colpo, finisce KO. Qui secondo me arriva sbagliato, il pericolo grosso era Snorlax. Un pericolo grosso è lì, perché una volta che finisce il taunt, e infatti adesso finisce il taunt, e Snorlax è libero di fare quello che vuole. Allora arriva Garchomp, che può fare in tutta tranquillità terremoto o mossa Z, sapendo che non c'è Arcanine nelle file del team di Dennis. Snorlax non penso abbia Protect a questo punto. Vento in coda di Driflim ancora una volta. Logicamente non può andare a burnare il suo avversario. Danza spada di Garchomp, qui se la rischia, ma se la rischia tanto. Batti terra, attenzione, mossa sorpresa di Garchomp. Mi va a colpire il Garchomp avversario, il turno dopo lo speederà. Riciclo di Snorlax che si mangia la Baccafico, anzi la mette in cassaforte. Però deve stare all'occhio con lo Snorlax, perché adesso Garchomp ha più 2, lo fa indubbiamente esplodere in mille pezzi. Non è in grado di reggere l'offensiva di Garchomp dopo danza spada. Arriva, si trova in inferiorità numerica, ma ha un Garchomp a più 2 sul terreno di gioco, può menare duro. Arriva fuoco fatto sullo slot di Garchomp, immagino, per logica, infatti va a limitare il Garchomp nemico. Arriva, giusta mossa per lui, fa una frana, arriva, però non ho capito il perché di questa frana, quando adesso Snorlax lo mena di brutto, una facciata. Arriva battiterra. Un altro battiterra e vediamo cosa farà. Farà riciclo.
Se ti faceva la Z ti esplodeva, non aveva senso. Qui Dennis ha fatto riciclo, però con Garza un po' più duro ha fatto un misplay. C'era solo da picchiare e basta lì. Adesso vediamo un po' se Snorlax con le spalle al muro verrà definitivamente demolito. Vediamo palla ombra di Drifblim su Garchomp per andare ad annichilirlo piano piano. Infatti due burn e morirà. Terremoto di Garchomp di Riva. Un'altra wrong play perché Snorlax riesce a reggere il colpo quando doveva semplicemente finirlo. Si mangia la bacca ficco, ritorna oltre il 50% Snorlax e qui arriva una bella mazzata. Panciamburo. No, non sono d'accordo con questa mossa perché adesso è più lento, è alla mercé dell'avversario e mi ribadisco, qui c'era da picchiare nuovamente. Subentra Ninetales, l'ultimo Pokémon se non vado errato di Dennis. No, c'è ancora Coco, scusate. C'è ancora Coco nelle retrovie. Con lo Snorlax sia più 6, ma sta per morire di grandine o di qualsiasi offensiva dell'avversario. Un turno di grandine lo tiene, due no. Quindi è costretto a fare riciclo. Non può fare altro se non vuole morire con lo Snorlax. Garchomp viene ritirato dalla lotta. Ed entra Mac. Perché? In provvisione la bora forse. Arriva furto su Snorlax. Non basta mandarlo a KO. Qui si è fatto riciclo. È un comeback grandissimo per Snorlax. Ha fatto riciclo. Qui altro errore di Riva. Permette allo Snorlax di recuperarsi il 50% quando doveva semplicemente finirlo. La partita dei misplay questa qui. Adesso Snorlax chi lo tocca più. Ha ritirato un Garchomp un po' più 2 per paura di Ninetales. Se ce l'aveva Protect era il momento giusto per farla e settare il vento in coda. Qui adesso Snorlax si fa sentire senza ombra di dubbio. E Ninetales anche può dire la sua, ovviamente. Palla ombra su Ninetales. Danno molto basso. Arriva Bora che farà fuori dribbling, immagino. Scusate. Porta Mac in range di Baccafico. Adesso però Mac non sarà in grado di mandare KO ovviamente lo Snorlax avversario. Anzi addirittura forse ha targettato. No, ha targettato Snorlax. Lo avvelena, ma adesso la facciata bustata dall'avvelenamento farà esplodere. Ma madonna come è scesa la barra DPS. Allucinante. Velocissima. Mai vista scendere così veloce. Più 6 con l'avvelenamento. Lo stab. Tra l'altro riesce a sopravvivere all'avvelenamento e alla grandine con un PS, mi dice Dennis. Addirittura. Non sarà in grado di sferrare un altro attacco, ma costringe Riva a fare un double target a questo punto, se ci riuscirà, ma ho i miei forti dubbi con Ninetales sul terreno di gioco. Arriva infatti la Bore Ninetales che non può missare e manda KO il Garchomp di Riva, consegnando la seconda vittoria a Dennis. Quindi andiamo sull'1-1 e ci giochiamo tutto per questo terzo round con la bella. Eccoci di nuovo live col terzo match, stavolta decisivo per il passaggio di turno. Chi vince qua va in top cut perché va sul 3-1 e avremo 2-3-1 che, anzi un 3-1, 4-0 che passeranno sicuramente alla top cut, alla top 4. Dunque si parte. Non analizzo il team preview perché non vorrei alterare gli equilibri del match.
E andiamo a scoprire subito il matchup. Matchup che vede di nuovo Drift Bimblele, ormai lead sempre così, ormai la lead è quella. Mentre Dennis risponde nuovamente con Coco Ninetales. Quindi vediamo la medesima situazione del secondo match, pari pari. Forse si sono cambiati di posto solo Coco e Ninetales di posizione. Qui sarà interessante vedere la mossa di Lele. È quello che diciamo mi preme di più in questa fase, perché sappiamo che quell'Ele, non lo posso dire perché lui non lo sa, sappiamo che quell'Ele ha Protect, annuisce Dennis, quindi forse ha azzeccato il turno. Vente in coda settato nuovamente da Driftblim, perché al turno 1 fa sempre quello. Arriva la Z, vediamo se l'ha fatta su Driftblim. Se l'ha fatta su Driftblim potrebbe essere un bel colpo. Se l'ha fatta su Lele è una Z sprecata. Vediamo un po' dove è andato a targettare il Coco. È andata su Driftblim che muore. E Ninetales, qui se Ninetales ha settato il Velo Aurora è un bel colpo. Ninetales setta il Velo Aurora e dunque, nonostante il Tailwind, questo Velo Aurora può giovare al team di Dennis per i prossimi turni a venire. Vediamo chi farà entrare Riva. Ha saccato letteralmente Driftblim, che non può fare danni, quindi in questo momento può sfruttare al meglio i turni di vento in coda. Entrerà Garchomp. Stavo proprio immaginando a lui, manca a farla apposta. Qui Garchomp può utilizzare il vento in coda andando a danneggiare quel Ninetales. Senza vento in coda Garchomp piange contro Ninetales. Qui entrambi gli avversari stanno pensando la propria offensiva. Io non mi spingo più di tanto col commento. Tapu Koko viene ritirato dalla lotta e viene fatto entrare in campo Garchomp. Garchomp che secondo me ha voluto conservare il campo elettrico per i turni a venire. Danza spada, qui Dennis annuisce, forse aveva predittata questa danza spada. Garchomp regge benissimo questo psichico e qui Ninetales fa una bora che fa esplodere Garchomp in mille pezzi letteralmente. Misplay grosso da parte di Riva, qui che è andato a buttare via il suo Garchomp. Questo potrebbe letteralmente compromettere la partita, perché si è portato in inferiorità numerica di 4 contro 2. Ancora turni da giocare. Entra Kartana che sì, è più veloce. Mamma, boh, no, non aveva senso fare danza spada lì. Qui brutta posizione per Riva. Dennis ha la partita letteralmente in mano, salvo capovolgimenti di fronte imprevisti. Lele infatti è fortemente danneggiato. Potrebbe sì mandare capo Garchomp nel caso, ma c'è Ninetales che comunque sia minaccia Kartana, a meno che quell'Ele non abbia Dazzling Gleam. Però in quel caso lì Dazzling Gleam col dell'Aurora non basta su Garchomp. Arriva il fendifoglia di Kartana sullo slot di Garchomp, che regge grazie al Velo Aurora. Si prende carta vetro, si rompe un eventuale focal nastro che non sappiamo se ce l'ha. Arriva lo psichico di Lele su Ninetales, che avrà Sash, non va nemmeno in range di Sash grazie all'Aurora Veil. Parte una bora che va a colpire sia Kartana che Lele, ovviamente sotto Blizzard, sotto Hail. Fa fuori Kartana e Rogodenti chiude la partita. Ultimo turno che è stato compromissivo per Riva, che ha buttato la partita con quel danza spada. E dunque Dennis si porta sul 2-1 sul 3-0, che pirla. Sono fuso dopo 3 round oggi, ragazzi. È stata una premier abbastanza pesante, tra problemi e contro problemi.
Dunque si porta sul 3-0, accede alla fase finale del top carte e giocherà contro l'altro 3-0, che non sappiamo come procede al tavolo 2, tra Federico Isola e Luca Fresu. E dunque ci vediamo al quarto round, decisivo per l'accesso in top carte. A dopo!